Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come vi avevo avvisati nell'ultimo infotime che ho pubblicato lunedì sul canale, oggi è giovedì 11 aprile, sono le ore 18:30, ho dovuto posticipare l'evento di una mezz'oretta e sono online, pronto a giocare con voi delle partite private. Come potete vedere è stato annunciato finalmente un nuovissimo Splatfest che già vi avevo anticipato in precedenza. Si svolgerà da venerdì 19 aprile a domenica 21 aprile dalle 16 alle 16 e io mi schiererò con la squadra Tartaruga. Perfetto, così vi ho svelato anche con che squadra mi schiererò. Ragazzi, adesso vado a prepararmi, troverete naturalmente sul canale questo video diviso in due parti e ci vediamo nel primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nel primo match di oggi, assisterò ad un vostro match. Per il momento siamo solamente in 5, quindi si affronteranno 2 contro 2, Dani e Dark Shadow contro Lorenzo e Franci. Facciamo che seguirli. Chissà se hanno già preso le armi nuove. No, non mi pare. Non mi pare. Hanno ancora scelto quelle vecchie. Quelle nuove mi piacciono molto, soprattutto l'aerografo. Attenzione, prima kill del match con Lorenzo che abbatte Dark Shadow. Andiamo da Franci. Sta attaccando i verdi senza pietà, anzi sta tornando indietro. Qualcuno ha già fatto casino comunque a casa dei verdi, eh. C'è Dark Shadow che si sta nascondendo, ha anche il vernischianto pronto. Ah, devi riuscire a salire, vai! Ah, mancati entrambi, peccato. Sarebbe venuta fuori una bella kill. E attenzione, Dark Shadow si è vendicato su Lorenzo. Attenzione che i verdi stanno contrattaccando. Vediamo se riescono a ribaltare la situazione. Com'è la situazione adesso? Ci sono i verdi avanti. Ci sono i verdi avanti. Mamma mia che pelo. Lorenzo era super circondato. Attenzione che era ancora lì. Mamma mia che duello signori. Che duello. Ed è andata bene che non hai perso la pioggia. Lanciala, lanciala. Lanciala. Bravissimo, prima di perderla. Seguiamo loro. Attenzione, kill di Dani. Stavo guardando un attimo la mappa per vedere com'è la situazione, però vedo i rosa parecchio in difficoltà. Belle kill, ma sono un po' in difficoltà. Vernischianto di nuovo attivo. Usalo, usalo, usalo. Mamma mia, entrambi hanno doppietta, perché Dark Shadow. Entrambi hanno la stellina. Mi sembra Dani sia a livello 13 stellina e Dark Shadow 4 stellina. Qui Franci ci ha lasciato di nuovo le penne. Adesso speriamo che dopo si colleghi qualcuno in modo da essere 4 contro 4. E direi che i verdi sono partiti al rallentatore e poi hanno recuperato alla grande, perché hanno praticamente colorato tutta la mappa. Guardate che roba, 57 a 24. Vediamo le statistiche di gioco. E sì, hanno anche fatto più kill. Va bene ragazzi, nuovo match. Questa volta saremo 3 contro 3. Pista Polpo Skate. Mamma mia, stavamo per prendere tutti e tre lo sweeper duplo e attenzione al cecchino. Attenzione al cecchino dall'altra parte. Lorenzo ha preso
il nuovo aerografo. Ero tentato di prenderlo, poi ho detto no, faccio che prendere lo sweeper, così ho la pioggia per contrastare chi salirà sulla torre. Ok, l'ho lanciata subito. Mamma mia, è già là, è già là. Che inseguimento, dai che mi prendi. No! Eccolo, è lì. Bella! Era lì. Vai, no. Attenzione. Mamma mia che pressing. Facciamo che colorare, almeno riusciamo poi a salire. Bella, bravo Dani, che hai buttato la pioggia. È vero, non ho cambiato i vestiti. Sì, ma... No, ha accorciato, accidenti, ha accorciato troppo. Francia ha accorciato troppo. Ci siamo dimenticati di colorare qua dietro. Ho buttato una bomba. Quella la tiriamo via prima che faccia troppo casino. Partita fin troppo tranquilla. Partita fin troppo tranquilla. Ma dove caspita sono tutti i gialli? Ah, sono di là. Eccoli, attenzione. No, l'ho mancato. Ah, bella, grazie Lore. No, dai, ok. Sì, ma lasciatemi qualche kill, ragazzi, lasciatemi qualche kill. Allora, devo riuscire a sbloccare la pioggia. Ok, hanno usato un gran botto. Io sono riuscito a lanciare una pioggia. Ah, pensavo che qualcuno passasse di lì. No, dai! Avete abbattuto il cecchino un attimo prima che lo prendessi. Ho preso Davide 29.07. Partita abbastanza tranquilla. Non è successo nulla di particolare. 57-29. Ho beccato pochissimi di voi. Ok. Queste sono le statistiche di gioco. Va bene ragazzi, altro match. Padiglione Capitone. Siamo di nuovo 3 contro 3. Dopo provo a fare una cosa, perché mi è sorto un dubbio. Allora, io ho preso l'aerografo. Questa qui è una delle nuove armi che hanno introdotto recentemente su Splatoon 2. E le nuove armi sono veramente spettacolari. Vai. Ah, ma qualcuno anche di là al gran botto, eh. Quindi siamo almeno in tre ad avere quell'arma speciale lì. Volevo tirar giù questa doccia. Io devo ancora cambiare i vestiti comunque, eh. Devo ancora cambiare i vestiti. Ci stiamo spostando tutti dalla stessa parte. No, mi hanno fatto una forbice. Adesso che avevo il... Adesso che avevo anche il gran botto. Tutte le volte. Quando vedo che ho l'arma speciale quasi carica, devo fare un passo indietro. Perché tutte le volte è capita sta cosa. Non ho preso nessuno mai, purtroppo.
Troppo corta. Attenzione che qua hanno colorato tantissimo. Lo vedo. Dove sei? Bella! Ci siamo dati una mano a vicenda. Sapevamo che c'era qualcuno lì, però non riuscivamo a vederlo perché era fermo. Vediamo se passa qualcuno di qua. Oh sì che passa qualcuno. Vieni giù. No, è scappato via. Vieni, vieni. No, ha buttato la pioggia. Ciao, è arrivato il suo compare da dietro. Sì, ma hanno colorato quasi tutto. Hanno colorato quasi tutto, purtroppo. Bella. Dai, sbrighiamoci a colorare. Sbrighiamoci a colorare, vai Dark Shadow. Tieni. Toh, beccatevi questo. Ok, partita terminata. Vediamo come va a finire. Mi sa che... non è detto però, eh. No, ce l'abbiamo fatta, 47 a 38. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Va bene ragazzi, ho fatto che trasferirmi nella lobby pubblica perché oggi ci sono troppi problemi nella lobby privata. Almeno siamo 4 contro 4, ho riscontrato alcuni problemi, probabilmente dipendono dalla mia connessione perché mi sa che ero NAT 3 e non NAT 2. C'erano dei piccoli problemi. Attenzione. Allora, aspettate, visto che ho sbloccato il gran botto, me lo tengo e glielo vado a lanciare al cecchino. No. Eccolo lì. Stavo per prenderlo prima comunque. Ah, ma sa che sono lì. Sa che sono lì. E sta arrivando qualcuno qua dall'alto. Allora, bisognerebbe fare il giro e prenderlo da dietro. Qui i miei stanno cercando di colorare, però. L'ho preso, era lì sopra. E mi sa che il mio compare è riuscito a splattarlo. Via, 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 via. Col jet splat stava facendo un po' troppo casino. No, sì! Attenzione, ho preso quello che era arrampicato qui sopra. Ho tentato di prenderlo, però era da 2 ore che sperava che passassi di lì. Ma qui lasciamo i verdi che facciano tutto quello che vogliono. Non va bene, ragazzi, non va bene sta cosa. Dai, dai, dai. Vieni, vieni. Ti aspetto. Vediamo se... Fatemi dare un'occhiata, perché adesso tanto... No! Era tutto calmo e poi all'improvviso si è scatenata la tempesta. Comunque il cecchino è già la seconda volta che si salva, eh. Non riesco a prenderlo. No, sono caduto giù. Allora, aspettate, perché il mio compare è passato di qua. Preso. Ok, ci siamo scatenati negli ultimi 30 secondi.
Vediamo se è bastato. Qualcosa siamo riusciti a combinare, però mi sa che non basta. 44 a 49, per un pelo, per un pelo. Ok, queste sono le statistiche di gioco. Va bene ragazzi, nuovo match. Mappa centro polpi sportivo. Squadre caricate. E vedo che qualcuno è riuscito a entrare finalmente, quindi siamo riusciti a risolvere quel problema. Non capisco come mai prima eravamo sempre soltanto in 6 o 7. Ok. Ah, fa il giro lui. Fa il giro. È riuscito a prendermi, eh. Ah, ma adesso vengo. Vengo a riprenderti, non ti preoccupare. Più che altro si è salvato grazie al gran botto. Più che altro si è salvato grazie al gran botto. Quella sarà una speciale che verrà utilizzata da molti. Dove sei? Ma, vabbè. Beccatevi questo. Eila! Scambio di gran botti, però io ho preso Kitshime. Ah, mi han fatto... Mi han fatto la forbice, però almeno ho portato Radio 100 con me. Ragazzi, ci stanno massacrando, eh. Ci stanno massacrando. Vieni qua. No! Accidenti! È scappato via col moscarpino. Guardate! Perfetto, l'hanno preso. Perché oramai era praticamente tutto viola. Ok. Vai, 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 vai. Vai. Copriamo lui. Preso. Beccati questo. Ho preso Denzel. Non poteva più scappare. Non poteva più scappare dal gran botto. No, di nuovo. Radio 100 ce l'ha fatta. Si è vendicato, però è stato preso da una bomba di un mio compagno di squadra. Dai, che stavamo recuperando bene. Via quello. Weila. Nah, niente da fare. Niente da fare. Sapete perché? Perché ho anche i vestiti con meno abilità. Devo cambiare i vestiti. Pensavo di potenziarli, ma non le posso potenziare quando gioco contro di voi, perché sennò mi massacrate. Va bene, dai, ci abbiamo provato. Direi che vince la squadra gialla senza ombra di dubbio. E 56 a 37, anche se c'è stato un momento che forse eravamo davanti. Queste sono le statistiche di gioco.